Quinta tappa della Tirreno Adriatico, tutta in territorio abruzzese, provincia di Teramo. Si parte da Torricella Sicura, arrivo dopo 144 km a Valle Castellana con il difficile Gran Premio della Montagna di San Giacomo. Bettiol, tappa che potrebbe essere adatta alle tue caratteristiche? Beh, sulla carta è molto dura, una asperità in finale, insomma, di più di 20-25 minuti. Vingegaard sicuramente vorrà recuperare terreno, vediamo, abbiamo comunque anche corridori come Paules, come soprattutto Carapaz, che se sta bene possono rimanere davanti, vediamo un po' cosa succede. Oggi subiamo un po' il ritmo degli altri e noi cercheremo solo di difenderci. Oggi finalmente si inizia un po' con le tappe un po' più adatte a noi, sia a me che a Damiano, e dai, cercheremo di fare il nostro meglio e cerchiamo un po' di testarci anche in salita, che è la prima gara che faccio quest'anno. Doppia veste per il presidente della provincia di Teramo, oggi D'Angelo, presidente della provincia, poi l'arrivo da sindaco di Valle Castellana, una giornata difficile da dimenticare. Sì, una giornata difficile da dimenticare, un trepuglio per la provincia di Teramo, dove la qualità del nostro territorio, le bellezze naturalistiche saranno esaltate da questo evento che è totalmente, interamente, quindi parte da Torricella, arriva a Valle Castellana, interamente dalla provincia. Oggi è la giornata tanto attesa e la magnifica giornata la renderà ancora più bella. Noi abbiamo puntato molto, soprattutto nel nostro insediamento al Consorzio BIM, alla valorizzazione del territorio, del marketing territoriale, per cui non potevamo che contribuire all'aspetto turistico, e quindi abbiamo voluto delle tappe della Tirreno Adriatico qui nella provincia di Teramo, soprattutto in questi tre comuni che fanno parte del Consorzio BIM, Giulianova, Torricella e Valle Castellana.